Sì, ho detto non sono rimasto soddisfatto del primo tempo perché avevamo un predominio territoriale e dovevamo crederci di più e sbloccare il risultato nelle occasioni che ci sono capitate. Poi le partite sono così, tra l'altro un derby contro una squadra, una buona squadra che ho sempre detto anche in precedenza che aveva raccolto sicuramente meno di quella che aveva seminato, infatti si è visto oggi. Quando sono andati in vantaggio, poi loro che il gol l'ha esaltato, la partita si è diventata ancora più difficile perché loro sono chiusi, hanno preso gli spazi, ripartivano in contropiede, però paradossalmente il gol ci ha dato un po' svegliato e quindi ho visto una reazione da parte della mia squadra che senza perdere la testa comunque ha continuato a cercare gli spazi, cercando l'ampiezza, cercando di trovare gli spazi per andare dentro. Siamo riusciti con un gran gol di Valenti, abbiamo avuto un gol annullato, altre situazioni, di loro ugualmente in contropiede si sono aperti gli spazi, quindi hanno avuto le loro occasioni, per cui credo che il risultato di parità sia giusto e va visto in maniera positiva perché è un punto in trasferta, un derby e perché si era andati sotto, per cui rimontare un gol non è mai facile. Ci siamo riusciti, quindi comunque il risultato positivo anche se la prestazione è sicuramente da migliorare.